60 anni fa finiva un incubo per la nostra nazione. Il 25 aprile del 1945 il movimento partigiano scriveva la parola fine alla guerra civile e al ventennio fascista, che si chiuderà tragicamente il 28 aprile con la fucilazione a Dongo di Mussolini e Claretta Petacci. Contemporaneamente il movimento partigiano stava ponendo le basi per la nascita della Repubblica attraverso il movimento di liberazione dell'Italia dall'occupazione delle truppe naziste e la presa del potere da parte del Comitato di Liberazione Nazionale. Il 25 aprile è ricordato in tutte le piazze della nostra regione e della nostra nazione, al di là delle bandiere politiche e delle strumentalizzazioni, resta una festa di libertà, come ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio di auguri alla nazione. Se noi siamo qui siamo liberi di esprimerci pur a fondo di una posizione diversa, dialettica, costruttiva, lo dobbiamo alla libertà. La libertà è nata dal sacrificio di tutti e ovviamente il nostro Presidente della Repubblica sapeva bene quello che doveva dire e ha fatto bene a sottolineare anche i passaggi che attengono alla contemporaneità. L'Abruzzo con la Brigata Maiella ebbe un ruolo centrale nel movimento partigiano e nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini lo ha ricordato e sottolineato nel suo intervento nel corso della cerimonia di questa mattina svoltasi al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi. Un patrimonio di non solo noi tutti abruzzesi, ma diciamo un patrimonio italiano. Per valorizzare certi patrimoni poi occorre magari del tempo, però giunge un momento in cui l'albero è maturo e cade dal frutto. E oggi raccogliamo questa lezione, questa testimonianza che diciamo, a me a distanza di tanto tempo non lascia mai indifferente, perché se penso ai ragazzi di 70 anni fa che anziché diciamo, chattare sui social network salivano in montagna, mettevano in gioco le loro vite per la libertà, beh insomma penso che sia un monito, un monumento cui noi ci dobbiamo inchinare e ispirare le nostre azioni per il futuro.